Eclissi lunare oggi, 8 novembre 2022. Si tratta della seconda dell'anno in questione, l'ultima per i prossimi 3 anni di tempo. E rispetto a quella del 16 maggio, quella di oggi non sarà però purtroppo visibile dal nostro paese, l'Italia, neanche nel resto dell'Europa, dall'Africa, neanche, diciamo così, nel territorio nero, nel continente nero, però sarà visibile in America, in Australia, in Nuova Zelanda e nel continente asiatico. Per non perdere lo spettacolo che non si ripeterà fino all'anno 2025, fino a quest'anno qua, può essere eseguito nel web grazie al Virtual Telescope Project e a una rete di collaboratori disseminati in Australia ma anche nelle Americhe. L'eclissi di oggi durerà quasi un'ora e mezza, andrà ad iniziare dalle ore 11:17, ora italiana. Avrà il suo maggiore splendore, la sua maggiore visibilità intorno alle ore 12 circa e si concluderà fino alle 12:41. Quindi lo spettacolo in America, in Asia e in Australia, oltre che in Nuova Zelanda, sarà possibile vederlo a partire dalle ore 12 alle ore 12:41. Tutti quelli che potranno apprezzare questa eclissi lunare ovviamente non possono perdersela, e può essere addirittura osservata udite udite a occhio nudo, quindi senza utilizzare degli specifici occhiali. La Luna avrà un colore rossiccio rosso, questo perché nelle fasi cruciali l'atmosfera del nostro pianeta Terra va a indirizzare la porzione rossa dello spettro elettromagnetico. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate. Un cordiale saluto da voi e al prossimo video da Saturno. Ciao!